Finalmente posso stampare qualsiasi cosa mi passa per la testa, ma soprattutto props e accessori dedicati alla fotografia. Oggi voglio parlarvi di questa stampante 3D che ho acquistato. Si tratta della Bambu Lab A1 e sono sicuro che dopo questo video la vorrete tutti quanti perché veramente è proprio un giocattolo perfetto per gli adulti. Io sono Marco, fotografo pubblicitario. Vivo e lavoro a Londra e qui sul canale condivido video di fotografia e post-produzione. Se ancora non mi conoscevi, ti invito a iscriverti, a supportarmi con un mi piace e un commento e soprattutto dai un'occhiata a tutti i link utili qui sotto in descrizione. Innanzitutto abbassiamo quella che è la velocità, così magari abbiamo un po' meno rumore durante la registrazione del video e vi godete anche tutti questi movimenti. Vi giuro, sembra un po' la lavatrice, no? Quando ti ci metti davanti, sei bambino e stai lì a guardarla mentre gira. Passerei le ore a guardare come funziona la stampa e come vengono creati quelli che sono i prodotti. In questo caso in particolare sto stampando quello che è un props che ho progettato tramite l'utilizzo di SketchUp. E si tratta di una sorta di plinto sul quale andare a appoggiare bottiglie e prodotti direttamente sullo stativo. Cosa ho fatto? Semplicemente ho progettato quello che è un disco di base alto 7 mm con una sorta di cilindro di 4x5 cm, all'interno del quale ho ricavato un foro per andare a inserire quello che è un adattatore da 3 quarti 1 quarto, quindi che si potrà sia incollare all'interno, ma soprattutto si può andare a appoggiare direttamente sullo stativo. E ho anche considerato quella che è la parte che fuoriesce dallo stativo che appunto andrà a rientrare all'interno del prodotto stesso. Vi metterò anche sul video alcune di quelle che sono le clip della fase di progettazione, sia di registrazione dello schermo, ma anche di registrazione proprio della scena. Innanzitutto, perché ho scelto questa stampante? Questa non è una propria recensione, bensì voglio appunto darvi quelle che sono le mie considerazioni su quelle che sono state le prime prove di stampa e in generale tutto quello che vorrò fare con questa stampante 3D. Si tratta della Bambu Lab A1, questa è in grado di stampare fino a 256 mm per lato. Esiste anche una versione mini, la 1 mini, che può stampare però fino a 18 cm, o meglio 180 mm. Ho preferito andare direttamente su un qualcosa di più grande proprio perché così se dovessi stampare qualcosa di componibile, in generale molto più voluminoso, sicuramente è meglio fare una volta un investimento buono. Non costa tantissimo. L'ho pagata a 259 sterline, non so dirvi in euro quanto costa, immagino che con il cambio sarà sui 300-350 euro massimo ed è in offerta appunto per il Black Friday, quindi ve la consiglio sicuramente, non so questo video se uscirà prima o dopo, ma in generale poi le offerte durano comunque a lungo, quindi andate a dare un'occhiata. Con la stampante ho acquistato anche quelli che sono i filamenti, quattro colori, perché acquistandone quattro, stesso quelli di Bambu Lab, si va a risparmiare. In generale costano 17, dai 14 ai 17 pound, quindi sterline, saranno 20 euro a rotolo, circa un chilo di materiale e ovviamente in base al peso del prodotto si va a utilizzare tot materiale. In questo caso sto stampando un prodotto di 38,9 grammi, quindi 40 grammi di materiale. Quando si va a fare la modellazione e progettazione e carichiamo all'interno del software il modello, possiamo innanzitutto scegliere, diciamo, la modalità di costruzione dei livelli, perché essendo un oggetto pieno non è che viene riempito completamente all'interno, ma possiamo scegliere proprio il modo in cui viene a crescere. Infatti in questo caso c'è un pattern, diciamo, con tanti quadrati, come se fossero delle mattonelle, che appunto consente di dare struttura e rigidità all'interno. Questo ovviamente va anche ad alleggerire molto quelli che sono i prodotti che andiamo a stampare. Questa stampante è davvero velocissima, non voglio metterla al massimo della velocità perché fa tanto rumore. Qui è al minimo, come potete sentire, è lì, magari se sta in un'altra stanza mentre noi siamo nell'altra, non si fa sentire, chiudiamo la porta tranquillamente, non emette alcun tipo di odore e i filamenti, ci tengo a dire, ho scelto questo brand con questi filamenti perché sono tutti ricavati da amido di mais, quindi è un polimero plastico ricavato da materiale organico, è completamente biodegradabile, riciclabile, più che altro, non so chi può andare a, cioè nel senso è biodegradabile, ma non è che la buttiamo così nel terreno. Non la lasciamo biodegradare, va comunque trattato il materiale prima di essere biodegradabile, quindi va comunque smaltito presso appositi centri o comunque se il vostro comune in generale accetta questo tipo di materiale si può andare, diciamo, a conferire all'interno della plastica, ad esempio.
C'è da dire che sono tutti prodotti certificati CE, quindi a prescindere devono essere tutti riciclabili, però esistono anche sottomarche, passatemi il termine, che sicuramente vanno a utilizzare materiali un po' più cheap, quindi non è proprio il massimo. In generale le bobine possono essere spedite in quelle che sono dei rocchetti, che in questo caso vedete montato qui in alto, ma questo è un rocchetto che ho stampato in 3D, quindi non ho acquistato il rocchetto proprio per fare una prima stampa che non sia la classica barchetta, la Benchy, che ci permette di andare a diciamo, valutare tutte le prestazioni della stampante. Come dicevo, appunto è molto veloce, può stampare fino a 500 mm al secondo, veramente velocissimo, sono 50 cm al secondo e in alcune combinazioni che inizia a stampare cose alla super velocità veramente sembra che quasi impazzisce, infatti in alcune situazioni produce anche tante vibrazioni proprio perché diciamo ci sono tutte queste combinazioni di movimenti. La cosa fighissima della Bambu Lab è innanzitutto che è completamente automatica, non dovete stare lì a fare livellamenti, non dovete stare diciamo a fare nessun tipo di regolazione, dovete solo assemblarla, davvero velocissimo, vi lascio anche qualche clip dell'unboxing, praticamente si va a montare questa che è la parte superiore, sulla base c'è da aprire il display, da sbloccare l'ingranaggio, da mettere due viti, attaccare due cavi, veramente molto molto semplice e anche per questo l'ho voluto acquistare, essendo la mia prima esperienza, non volevo andare su qualcosa di complicato. Come vi dicevo, tra le caratteristiche più interessanti e che appunto interessavano a me è innanzitutto la possibilità di autoregolare quello che è il flusso, questo ci va a garantire una superficie molto liscia, infatti è davvero impressionante la qualità di stampa dalle prime prove che ho fatto e soprattutto poi andando a installare quelli che sono dei plate, quindi i piatti, in questo momento è riscaldato a circa 60 gradi, questi sono magnetici e si rimuovono, ne esistono di diversi tipi, possiamo andare a definire alcune texture proprio sulla facciata che andiamo a realizzare, in questo caso appunto quindi la superficie superiore diciamo del plinto sul quale poggiare i prodotti avrà una sorta di grana e non sarà completamente liscia. Il piano riscaldato ovviamente ci consente di mantenere ben fisso il prodotto durante la fase di stampaggio. Per i piani più lisci è consigliato utilizzare della colla che apposta ovviamente per stampante 3D si va a utilizzare sia come fosse ad esempio colla stick o c'è anche quella liquida, dipende da quale volete utilizzare e serve proprio a fare presa su diciamo superfici molto lisce. Ovviamente per fare delle stampe in 3D più è complesso diciamo, l'oggetto più tempo ci vorrà, ma soprattutto questa stampante supporta fino a 4 colori. Io ho deciso di non acquistare diciamo, il portabobine con il carico scarico automatico dei colori perché è veramente uno spreco. Vi consiglio di non farlo e soprattutto per l'utilizzo che devo fare io mi è più facile andare a caricare e scaricare il colore, ma per stampare un unico prodotto in quel colore o al massimo stampare diversi colori di prodotti che però possono assemblarsi insieme. Piuttosto che avere livelli di colori, soprattutto nelle diagonali, vuol dire che se c'è una linea di un colore e una linea di un'altra, deve andare a fare un carico scarico di entrambi i colori, che vuol dire innanzitutto diciamo, espellere tutto il colore per appunto fare il cambio colore, ma poi soprattutto c'è uno spreco di materiale veramente assurdo, diciamo, la stampante fa una sorta di cacchetta, passatemi il termine, qui sulla parte laterale. Quando si fa una stampa in 3D di questo genere, la fa solamente all'inizio. Quando si cambia colore, ho visto video di persone che hanno cestini di queste dimensioni pieni, quindi veramente oltre a buttare i propri soldi di materiali, è anche uno spreco di risorse. Sapete che ci tengo anche alla sostenibilità, quindi mi fa anche piacere fare un discorso del genere. Se ovviamente non sapete come si progetta, come si modella, esistono in rete davvero tantissimi progetti e soprattutto Bambu Lab, questo è il suo punto di forza, ha una community all'interno della quale tutte le persone condividono i loro progetti e già a livello fotografico si può trovare davvero tanto. Io ho deciso di ovviamente andare a progettare cose del genere perché non ci sono, ma ho davvero tante idee per quelli che sono degli accessori fotografici perché veramente cioè, questa cosa è stato un connubio di io che adoro la modellazione. 3D, la tecnologia, i render, no, cioè per me questa cosa è una figata, quindi voglio dire, sembra tipo la macchinina radiocomandata di quando ero bambino, però essere adulta, cioè, è una figata, infatti quasi quasi cioè, la terrei su questo tavolo, che è il mio tavolo da pranzo, cena, colazione, solo per guardarla stampare mentre io, non so, mangio, faccio altre cose, veramente è pazzesca. Ovviamente ci tengo a dire che sicuramente farò un video aggiornamento perché
diciamo, non è che è così semplice andare a progettare tutte le cose che ho in mente, stamparle, ci vorrà sicuramente del tempo, ma vorrò ovviamente farvi vedere innanzitutto cosa andrò a stampare nel tempo, quali sono i modelli che andrò a progettare e in generale darvi anche le mie considerazioni dopo alcuni mesi di utilizzo. Se volete dare un'occhiata, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ci tengo a precisare che il prodotto l'ho acquistato, non è una sponsorizzazione, non è una collaborazione, bensì appunto sono soldi che guadagno e spendo molto volentieri per tecnologia del genere. Se questo video ti è piaciuto, ti ha incuriosito e soprattutto se acquisterai una stampante 3D, ringraziami qui sotto nei commenti per farti spendere soldi come sempre in attrezzatura utile. Ovviamente ci tengo a precisare che io qui sul canale, come vedete, porto solo cose utili, non faccio recensioni random di brand che mi mandano cose random, ma solo di cose che veramente reputo utili. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di continuare a scattare tantissime bellissime foto e perché no, iniziare a progettare i vostri modellini 3D di accessori. Un saluto da Marco, ciao a tutti!